dove possiamo andare. Bene, ben trovati. Dunque abbiamo adesso una seconda tavola rotonda che parla sempre di politica agricola comune. Mentre nella prima tavola abbiamo parlato delle inadeguatezze della PAC, o presunte tali, insomma, abbiamo visto che gli europarlamentari, che giustamente io capisco anche il loro punto di vista, avendola negoziata per tanti anni, giustamente difendono anche il loro lavoro, cioè, è assolutamente comprensibile. Poi, come nel caso dell'onorevole De Castro, ci hanno anche spiegato e sottolineato quelle che possono essere le controindicazioni di una messa in discussione dell'impianto così come si è definito finora, che è giusto insomma non sottovalutare. Però qualche accenno è stato fatto anche nella precedente tavola rotonda. Veniamo adesso invece a uno dei punti qualificanti della riforma, o sicuramente uno dei punti che certamente sono positivi e che tra l'altro, una volta tanto ce ne prendiamo i meriti, come è stato anche sottolineato, dipende molto proprio dall'iniziativa italiana, insomma, infatti sulla base dell'iniziativa di una richiesta italiana portata avanti dal Ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli, che è passato questo fondo per la gestione del rischio in agricoltura. In sostanza si tratta di una trattenuta del 3% sugli aiuti diretti agli agricoltori, che va a finanziare un fondo che in sostanza serve a promuovere le polizze assicurative in agricoltura. Un tema molto importante, innanzitutto perché, come è sotto gli occhi di tutti, siamo in una dinamica di accentuati cambiamenti climatici che stanno creando sempre più danni, diciamo, all'agricoltura. Non ci sono più territori che ne sono completamente esclusi come poteva essere in passato, sembrava una tematica che riguardava soprattutto il nord Italia, molto meno il sud. Adesso anche le regioni del sud ne sono colpite. Qualcuno ricorderà non tanti mesi fa le alluvioni in Sicilia, no? Nella parte orientale della Sicilia. Quindi un evento che diciamo corrobora quanto vi sto dicendo. Quindi questa misura, l'ho chiamata l'RC agricoltura invece di RC auto, cioè una polizza minima e di fatto non siamo ancora all'obbligo, ma siamo molto vicini all'obbligo per le aziende agricole, che in Italia sono molto poche quelle che si assicurano, una cifra io credo che sia poco superiore al 10%, leggevo 80.000 su 700.000 aziende agricole, quindi insomma sono una fetta ancora molto piccola della platea delle imprese agricole italiane, è concentrata in sole 5 regioni del nord, per cui l'opportunità di allargare le polizze, oltre a offrire delle garanzie in più per le imprese in una dinamica di cambiamenti climatici, come vi dicevo poco fa, ma il fatto di allargare la platea offre anche un'importante opportunità, che è quella di consentire poi alle imprese, alle compagnie assicurative di ridurre quelli che sono i costi delle polizze. Quindi diciamo è come si usa dire, uno scenario di win-win, cioè dovrebbe essere una prospettiva auspicabile. Allora, detto questo, chiamo qui sul palco, questa seconda tavola rotonda è un po' più partecipata, almeno in presenza, anche la prima è stata partecipata, per carità, perché qui abbiamo con me, saranno con me Camillo Zaccarini Bonelli di Ismea, poi abbiamo Massimo Pasquali, responsabile del coordinamento aziende di Banco BPM, e poi abbiamo Luigi Scordamaglia, che è presidente di Assocarni e consigliere delegato di Filiera Italia.
E poi avremo collegato invece da remoto il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinelli, e poi, Gallinella, e il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gianmarco Centinaio, che chiuderà un po' la nostra discussione. Allora, io anche per un saluto iniziale passerei subito la parola al Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella. Se ci vuole introdurre, insomma, lei, la Commissione Agricoltura, ve ne siete occupati tanto di questo tema delle polizze agricole. Prego, le passo la parola. Non si sente? Mi sentite? Sì, adesso sì, prego. Ah, perfetto. Innanzitutto grazie dell'invito, tema importante, anche se in questo momento, diciamo, le preoccupazioni per gli agricoltori sono un po' diverse, ma anche per il mondo dell'agroalimentare, quindi dovrò accennarlo per forza, insomma, me lo concederete. Certo. Allora, come abbiamo vissuto, lasciamo stare questo momento di crisi a cui mi dedicherò alla seconda parte del mio intervento, la questione della gestione del rischio in agricoltura. Beh, con la PAC precedente veniva istituito nel 2013, se ve lo ricordate, su una trattazione comunitaria, un PSR nazionale, no? Dove si faceva il focus sulla gestione del rischio. Le misure erano tre: l'agevolazione per l'assicurazione, i sistemi di stabilizzazione del reddito e fondi mutualistici. Ora, se non ricordo male, su questi due c'erano solo 100 milioni per ogni intervento, mentre per gli altri era 1,6 miliardi, ma vado a memoria. Questo perché gli altri due strumenti di stabilizzazione del reddito, uno non ha mai funzionato per motivi di percentuale d'accesso, e l'altro i fondi di mutualizzazione, che sono uno strumento che ora invece viene fuori con maggiore forza, vedeva la partecipazione solo di pochi soggetti, perché, diciamo, lo spirito aggregativo scende dal nord verso sud, è molto forte nel nord-est dell'Italia e per talune filiere produttive, soprattutto quelle ad alto valore aggiunto, ortofrutta piuttosto che ovviamente altre. E sui cereali, insomma, forse c'è stato un esperimento sul reddito concordato sui 3 mesi precedenti, una specie di polizza sul valore finale, un po' agli Stati Uniti, ma aveva visto due soggetti partecipare. Insomma, era un esperimento che Ismea, se non ricordo male, aveva proposto forse nel 2016, ma poi lì c'è un valido rappresentante, se lo ricorderà meglio di me. Mentre le assicurazioni era un capitolo importante, perché la polizza assicurativa veniva, diciamo, aiutata e sostenuta fino al 70% entro certi limiti. Questo però ovviamente l'agricoltore l'ha visto come un costo, anche perché, diciamo, lo Stato non ha mai dimostrato grande severità nell'applicazione, perché ogni anno in legge di bilancio c'era una deroga per l'accesso, diciamo, al fondo di solidarietà nazionale, che deve vedere altro a mio avviso, però comunque sia, questa è la storia. E quindi per penuria di risorse, a un certo punto converrà fare un fondo di mutualità nazionale, e da qui l'idea di partire anche con una PAC nuova, rinnovata, con uno spirito italiano che ha visto, diciamo, il capofila della proposta. Tra l'altro, legge di bilancio abbiamo messo 50 milioni di euro per partire sperimentalmente. Ora magari con questa crisi le dovremmo rivedere, rispostare da qualche altra parte queste risorse, ma insomma l'idea era di prelevare il 3% dal 2023 del pagamento diretto, chiaramente per fare un fondo che poi alla fine dell'anno, per coprire le catastrofali, poteva compensare all'agricoltore, che aveva sempre le polizze agevolate e aveva sempre anche altri strumenti. Questa è l'idea di poter trovare risorse per aiutare l'agricoltore, perché il cambiamento climatico è diventato un fatto. Oggi, con la crisi geopolitica che stiamo vivendo, i pensieri sono altri. Ovviamente ogni volta che magari uno pensa di aver trovato una soluzione, poi c'è uno sconvolgimento nel panorama, diciamo, produttivo, che c'è un blocco, insomma, delle movimentazioni delle merci, che avevamo visto con la pandemia per motivi di un virus. Adesso c'è una contrapposizione, chiaramente, per motivi geopolitici, che ha visto un paese importante come l'Ucraina, che esportava un sacco di commodity, mais, olio, eccetera eccetera, e che ha visto, insomma, ha creato una paura, al di là della stessa produzione loro, che forse non riusciranno a seminare, ma una paura nel mondo
dove tutti hanno fatto un po' ritenzione di prodotto. Addirittura alcuni player importanti dei mangimi stanno sciogliendo i contratti, preferendo pagare penali, perché non si sa mai, magari tra poco rivenderanno a prezzi ancora maggiorati. Quindi adesso si rimette in discussione l'impianto della PAC, dicendo dobbiamo produrre di più, fermo restando che magari andiamo in deroga sulle EFA, su tutti questi discorsi, però la questione ambientale non è che non è svanita. Io dico, il suolo è quello, il clima è sempre quello, quindi non cerchiamo di fare le cose di pancia, cerchiamo di fare le cose con moderazione. Se uno vede la produttività negli anni in Italia, nonostante il calo della superficie agricola, è cresciuta fino all'anno 2000 e poi dopo è calata, perché la tecnologia usata allora ha esaurito il suo da farsi. Ora dovremmo pensare a come produrre di più, fermo restando quello che ho detto prima. Sarà sufficiente aumentare le superfici? Assolutamente no, perché l'Italia è povera di superfici, non credo che riusciremo a recuperare 300-400 mila ettari, ma se va bene, insomma, perché poi alla fine le aree che non coltiviamo oggi sono quelle marginali, scomode, dove se l'agricoltore non ci ha messo niente prima, un motivo ci sarà, dico io, no? Ora, quanto deve incrementare il valore di quel prodotto per andare a seminare in quelle aree così scomode? Fermo restando che io non vedo, forse mi auguro che si abbasseranno i prezzi generali per produrre, però insomma bisogna fare un po' i conti. Diversamente è aumentare i fattori, gli altri fattori produttivi che sono la tecnologia. Io credo che la resistenza al cambiamento climatico, alla siccità, alle varie malattie, agli input esterni. Tenete presente che la Bielorussia è il più grande esportatore, se non sbaglio, di potassio, no? Mentre l'urea si fa col metano, e se costa così caro l'impianto, mi sembra che in Italia uno c'è verso Ravenna, non ha smesso, si è fermato. Cioè, noi abbiamo problemi anche di input, quindi la tecnologia, agricoltura di precisione 4.0, sarà, compenserà un po' queste cose. Quindi bilanciare la gestione del rischio con altri rischi sarà la sfida del futuro. Ora, credo che rimettere in discussione l'impianto della PAC totalmente sarà complicato, l'avete detto. Sistemare qualche cosa, insomma, penso che si possa fare, anche in un'ottica di futuro, che questi shock di movimentazione, o per un motivo o per un altro, possono accadere. Insomma, io mi fermerei qui, poi magari se c'è un po' di dibattito vorrei aggiungere altro, ma non vorrei prendermi tutto il tempo con un monologo. Va bene, grazie al Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, che ha quindi già accennato al tema delle polizze. Io adesso passerei a Camillo Zaccarini Bonelli, responsabile strumenti per la gestione del rischio di Ismea. Capire un pochettino come si pone anche Ismea riguardo a questa nuova prospettiva. Io adesso, come un po' come refren di questa seconda tavola rotonda, vorrei dire, cioè, abbiamo già ampiamente detto che in questa congiuntura ci sono dei problemi che stanno un po' prendendo il sopravvento, insomma, su altre tematiche. Forse, come diceva il Presidente Gallinella, semplicemente perché se si ragiona solo con la pancia, insomma, e bisogna invece guardare in una prospettiva più ampia. Io molto più prosaicamente dico, cioè, voglio dire, rispetto alle tematiche, alle tensioni, ai conflitti, ai problemi anche congiunturali, i deficit produttivi che abbiamo, se comunque le aziende si assicurano e cominciano a mettersi al riparo, almeno dalle variabili climatiche, insomma, non, secondo me male non fanno. Voi che cosa ne pensate? Sì, allora, come ha detto anche l'onorevole Gallinella, il ruolo anche di Ismea nella legge di bilancio 2022 ha visto proprio il lancio di questo nuovo fondo mutualistico nazionale assegnato all'ente tramite una propria società che è in via di costituzione contro i rischi catastrofali. Ora, i rischi catastrofali si intende la siccità, il gelo e l'alluvione principalmente. E mentre ci accingevamo a mettere in piedi questa strumentazione, è scoppiata, o meglio, si è aggravata una crisi che già c'era, di rialzo dei prezzi alla produzione, specificatamente colpendo alcune filiere. Si è citata la zootecnia, ma in via, diciamo, allargata colpisce un po' tutti, e si riverbera poi sull'aumento anche del tasso di inflazione fino al consumatore. Quindi rispetto a queste esigenze l'ente ha subito reagito, anche suggerendo al Ministero una serie, diciamo, di supporti, sia nella analisi di tutte le scorte in Italia su quelli che sono produzioni di base, ma anche in Italia, ma forse anche in Europa, una politica sulle scorte strategiche. Questo è un tema di vecchia data che abbiamo dimenticato,
perché abituati a una stabilità del mondo europeo che sembra messa in discussione in poco tempo. Ma soprattutto per anni siamo stati abituati all'aspetto opposto, cioè all'eccesso della produzione, esattamente. Certamente, quindi, il tema della tutela dai rischi climatici e dei rischi legati al mercato, all'instabilità dei prezzi, è centrale. Questo strumento che nascerà con la nuova PAC del Fondo Nazionale, per la prima volta, ha un grande beneficio: portare dentro un unico strumento di copertura tutte le aziende agricole italiane. In questo lei ha parlato di semi-obbligatorietà. Quello che è importante è non tanto solo coprire, come vorremmo, un primo livello di copertura, diciamo, di quelli che sono principalmente i costi di produzione delle aziende per farle restare sul mercato, ma è anche instillare una cultura assicurativa che oggi manca. Cioè, questo fondo deve lanciare il sistema assicurativo e il sistema finanziario a fare il proprio mestiere di più di quanto non sia oggi. Non è possibile che solo il 10% di aziende italiane si assicurino a fronte di 1,4 miliardi che abbiamo dato nel vecchio programma di sviluppo rurale. Ora abbiamo raddoppiato la dotazione grazie alla regia italiana che a Bruxelles ha ottenuto questo risultato. Siamo a 3 miliardi per le misure di gestione del rischio dal 2023 al 2027. Una dotazione così non potrà non dover far aumentare la platea degli assicurati. Un'ultima annotazione, un fattore che è cambiato completamente è anche quello che viene chiamato, diciamo, dal punto di vista accademico, il rischio istituzionale. Questo non se ne tiene mai conto. Il fatto che sia cambiato in poco tempo lo scenario ci fa anche vedere la necessità di trovare strumenti, anche in sede comunitaria, più veloci di produzione della normativa. I processi di costruzione delle norme di quest'ultima PAC sono stati veramente un problema. 2 anni di slittamento sono dovuti alla lunghezza dei tempi procedurali. Bruxelles non può essere così lenta e non può chiedere poi a noi di fare miracoli. Ecco perché il rischio cosiddetto istituzionale deve avere delle contromisure, oliare e rendere più veloci e snelle anche le decisioni in sede comunitaria. Okay, grazie. Grazie a Camillo Zaccarini Bonelli di Ismea, che tra l'altro mi ha ricordato una riflessione che avevo fatto prima nella precedente tavola rotonda, cioè si parla tanto di sostenibilità, no? Le tre gambe, ambientale, economica e sociale, bisognerebbe inserire anche una sostenibilità burocratica, perché insomma se poi dopo per dare delle risposte ci si impiega tempi, i problemi sono poi cambiati, quelle risposte non servono più, diciamo c'è un problema assolutamente da valutare. Passo adesso la parola a Massimo Pasquali, che è responsabile del coordinamento aziende di Banco BPM. È stato anche citato l'anello finanziario, che ovviamente credo che sia in qualche modo coinvolto anche in questa partita. In particolare volevo chiedere cosa fa Banco BPM per le aziende agricole italiane. Intanto grazie e buon pomeriggio a tutti. Banco BPM ha una tradizione fortissima che veramente risale a molti decenni fa su tutto il mondo dell'agroalimentare. E tra l'altro tradizione è una parola che a me piace citare non solo per noi ma anche per il settore stesso, perché in Italia molte delle cose belle che si producono proprio grazie alla grande tradizione che abbiamo in questo paese e dobbiamo mantenerlo. Ecco, questo aspetto nei tanti interventi di oggi forse non l'ho sentito. Tradizione e qualità sono due aspetti da tenere forti negli obiettivi non solo della PAC ma direi un po' di tutto il futuro del paese, mondo agroalimentare e non solo. Noi 2 anni fa abbiamo comunque deciso pesantemente di investire ulteriormente in questo comparto e abbiamo avviato un progetto e quindi dietro alla tradizione abbiamo messo ulteriore innovazione cercando di potenziare tutti quegli elementi che già erano un po' un perno, un punto di forza all'interno della nostra azienda. È chiaro che poi tutto questo, essendo un'azienda di servizi, lo si fa per favorire una crescita dell'imprenditoria e dell'economia specifica di questo settore. E quindi abbiamo rafforzato gli specialisti agricoltura sul territorio, i gestori dedicati
al mondo dell'agroalimentare, e abbiamo anche inserito proprio dall'anno scorso un percorso del credito dedicato a questo mondo con dei questionari quali quantitativi. Ma perché dico questo? Poi magari su questo ultimo aspetto ci torno, perché mi sembra molto legato alle cose che sono state appena dette, perché da una parte è fondamentale la relazione, è fondamentale il dialogo costante tra banca ed imprenditoria, perché solo con una conoscenza profonda si riescono poi a fronteggiare anche le crisi del momento. E di crisi ne abbiamo avute tante, perché abbiamo avuto la pandemia e questo ci ha permesso di essere veloci e rapidi e fronteggiarla. C'è stata l'influenza aviaria e la velocità ha permesso di fronteggiare con degli interventi specifici. C'è stata la peste suina africana e noi siamo intervenuti e si poteva intervenire con la velocità, la rapidità e la conoscenza. E però è chiaro che poi la guerra, l'energia, la siccità sono altre cose che devi fronteggiare nell'immediato. Però, e anche questa battuta è stata fatta da autorevoli interventi che mi hanno preceduto, bisogna sempre tenere la barra al centro, e cioè quindi ok il breve, ma sempre con una prospettiva anche di medio e lungo periodo. E quindi questo, ecco perché noi questo progetto agricoltura l'abbiamo inserito anche nel nostro piano industriale presentato dal nostro amministratore delegato il 5 novembre del 2021 al 2024, e quindi noi andiamo avanti con forza con delle idee chiare per continuare a essere al fianco degli imprenditori di questo importante settore. Ecco, riallacciandomi appunto all'accenno fatto prima dal dottor Zaccarini, cioè sul possibile coinvolgimento del mondo finanziario, questa partita delle assicurazioni, delle polizze nell'agricoltura, come può intrecciarsi con la vostra attività? Cioè, per voi è rilevante che un'azienda sia assicurata? Assolutamente sì, chiaramente chi fa banca e presta denari vuole il massimo della tutela, e nella tutela noi gradiamo tantissimo che ci sia una copertura verso i rischi, il più possibile ovviamente, quindi rischi di tasso, rischio di cambio, ma anche rischio su quella che è l'attività proprio core o strategica di quell'azienda. E per dare conferma di quello che sto dicendo, quando l'anno scorso abbiamo creato una pratica elettronica di fido dedicata e un questionario di sostenibilità che si aggiunge a un questionario che vuole aiutare la comprensione del mondo agricolo, che non è fatto solo di grandi aziende o di medie aziende, ma come ben sappiamo è fatto anche da piccole aziende che non hanno, su cui non è facile sempre interpretare i bilanci o le risultanze economiche e patrimoniali. Noi attraverso questo questionario, che è quali quantitativo, di circa 35 domande, cerchiamo di aiutare l'agricoltore, comunque l'imprenditore del mondo agricolo, a presentarsi nel modo migliore alla banca, per ovviamente ci possa essere soddisfazione alla sua richiesta, e tra queste domande c'è proprio un capitolo dedicato alle assicurazioni. Quindi quanto l'imprenditore è attento a coprire i propri rischi, e quindi questo punto, questa presenza fa punteggio, e quindi la banca direttamente e indirettamente stimola l'imprenditore agricolo a fare quello che deve fare. Quindi assolutamente improponibile il 10%, dobbiamo assolutissimamente crescere. Io sono tra quelli che non definisce questa spesa un costo, ma è assolutamente un investimento. Va bene, grazie. E veniamo adesso a Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni e di Filiera Italia, al quale chiedo, diciamo, questo aspetto delle polizze e del fondo di solidarietà è sicuramente un aspetto caratterizzante della nuova riforma, ed è di certo un aspetto da salvare. Però restano, insomma, anche sulla base di quanto è stato detto nella tavola rotonda precedente, mi sembra che restino molti punti interrogativi, no, sull'attuale assetto che c'è in Europa
e sui sostegni all'agricoltura italiana ed europea. Ma grazie, io sono abbastanza non d'accordo con questo clima da tutto va bene, abbiamo fatto il massimo che potevamo, oppure nessuno poteva immaginare una guerra. Sicuramente nessuno poteva immaginare una guerra, ma non ci volevano dei premi Nobel per capire che se tu per 25 anni smantelli la produzione energetica, appena arriva una crisi ne paghi le conseguenze, così come non ci voleva un premio Nobel a pensare che dopo 25 anni di smantellamento della produzione agroalimentare si rischiasse una crisi grave come quella che si sta oggi verificando. Ricordiamo che la Cina avrà anche saputo qualcosa che noi non sapevamo, ma è da ottobre che stocca il 60% della produzione alimentare globale di cereali. Ed è l'unica che oggi può rivolgersi ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, che ripetiamo, lo ha detto il presidente del Libano mentre era qui a incontrare il nostro presidente della Repubblica, ha uno stock di cereali per sole 2 settimane. Stiamo parlando di regimi, governi, chiamiamoli come vogliamo, che fondano il proprio consenso sull'alimentazione, sull'utilizzo gratuito di alimento. Quindi io credo che la proposta fatta bocce ferme, ringrazio il presidente Tajani perché la presa di coscienza che nell'ultimo documento è stata indotta da parte del PPE, credo che rappresenti un punto di svolta nel dire abbiamo fatto una PAC che poteva costituire il meglio che si poteva, in cui si cercavano di far convivere le esigenze di sostenibilità vera, competitiva, non di abbandono, con le esigenze di produzione. Però nel frattempo è cambiato il mondo è cambiato, è crollato, c'è una condizione di carenza alimentare e di prezzi alimentari che non tornerà indietro, sarà ancora più lento da recuperare rispetto alla crisi Covid. Quando sento il commissario europeo che dice dobbiamo fare un temporary framework più leggero perché tanto rispetto alla crisi Covid torneremo indietro prima, non è assolutamente così, torneremo indietro dopo, gli effetti saranno più duraturi, e per questo motivo che aiuti di Stato che hanno un limite di 35.000 euro ad aziende agricole sono ridicoli. Non sono d'accordo con quello che diceva Paolo, ma in questo senso, in quelle aiuti di Stato, in quei plafond massimi, ci vanno tutte le misure trasversali, ci va il credito d'imposta che il governo ha dato per il gasolio agricolo, ci vanno le decontribuzioni, non solo gli aiuti diretti. Allora, veniamo fuori da un temporary framework rispettivamente di 225.000 euro per azienda agricola e di 2.000.000 e 8 per azienda industriale è insufficiente, e adesso vogliamo dire che è sufficiente 35.400.000 euro. Io credo che su questa cosa bisogna riflettere. Seconda cosa, davvero qualcuno pensa che la PAC possa finire al 2027? Cioè davvero con quello che sta succedendo sui prezzi del latte qualcuno dice che dal 2027 non ne avremo bisogno? Noi abbiamo fatto una PAC subordinata alla Farm to Fork. La Farm to Fork, e questo sì, lo ricordava bene, mi pare, Dorfman o Paolo, è stato un atto della Commissione, non c'è stato nessun trilogo, non c'è stata nessuna discussione democratica, non c'è stata nessuna valutazione d'impatto, salvo dimostrare che la produzione di alcune filiere cala del 25% e che i prezzi aumentano del 40%. Adesso andiamo a spiegare all'Egitto, che importa l'80% e ha 100 milioni di persone calde, di stato d'animo caldo, che aumenteranno i prezzi del 45%. Quindi non siamo di fronte alla normalità. 50 milioni cofinanziati, innanzitutto, come si è detto, i 500 milioni erano già un tesoretto che gli agricoltori avevano pagato, abbiamo tagliato i nostri aiuti diretti per mettere là questi soldi. E poi la Commissione cosa ci dice? Dovete anche spenderli entro settembre, se no li perdete. Cioè, quando direttore generale dice si è già posticipata la PAC, non si farà più, mi piacerebbe che con maggiore umiltà si dicesse c'è una parte politica europea, c'è un Consiglio dei Ministri, c'è Macron piuttosto che gli altri che dicono che la priorità
è ricominciare a produrre, e poi ci sono davvero burocrati che pensano che i prossimi due mesi con una matitina rossa e blu ci segneranno quello che non va nel piano strategico nazionale che l'Italia ha presentato e che oggi dice non cancelliamolo, anzi mettiamolo da parte per un anno, poi vedremo se lo scenario complessivo è cambiato. Lo recupereremo, lo aggiorneremo, se non è cambiato lo porteremo avanti, perché frutto già di sintesi, mi sembra una cosa molto efficace. L'altro aspetto, è sufficiente dire temporaneamente sospendiamo il vecchio set aside, cioè non lasciamo terreni improduttivi, temporaneamente, ma temporaneamente cosa? È giusto quello che diceva Filippo, Gallinella diceva spesso si tratta di terreni in condizioni non sufficientemente produttivi, ma spesso si tratta anche di percentuali di terreni fertilissimi della pianura padana che devono essere obbligatoriamente lasciati fermi, così come non si è consentito di ruotare, di fare, cioè di derogare all'obbligo di rotazione. Ma scusate, abbiamo bisogno di mais, qua c'è una Italia che sa che cosa vuol dire stare senza mangimi, e diciamo no, il secondo giro col mais non lo fai, è meglio se pianti il prezzemolo perché così fai della biodiversità. Io credo che ci voglia davvero una riflessione seria. Chiudo, perché soprattutto come presidente Assocarni, il mondo va in un'altra direzione. Il mondo non ha mai voluto delle proteine nobili così tanto come ora. Questa roba vale in Europa 170 miliardi, 4 milioni di dipendenti, e non dico quanto siamo sostenibili, perché lo diranno poi il professor Pulino e gli altri nella sessione successiva, per cui io credo che bisogna intervenire con l'eccezionalità che adesso abbiamo. E un'altra cosa, ha ragione Paolo De Castro dicendo mettiamoci aiuti nazionali, perché quelli europei tra il dare e l'avere hanno un segno negativo, ma uno, i soldi nazionali si mettono se c'è capienza negli aiuti di Stato, e due, ma chi l'ha detto che dobbiamo dare, possiamo dare di più ma prendere di più in agricoltura, perché chi ha finanziato in questo paese la famosa casa automobilistica che poi è scappata fuori ha pensato che per 30 anni si potesse finanziare quel settore piuttosto che il nostro. Beh, forse se diamo di più in Europa e pretendiamo di più, male non fa. Grazie. Giusto, magari se può aggiungere qualcosa, cioè, quindi secondo lei che cosa ci vuole? Oltre ovviamente a una maggiore capienza degli aiuti di Stato, perché così come sono servono a molto poco, ma sul piano del deficit produttivo di materie prime, che cosa bisogna fare? Aspettiamo gli eventi oppure vogliamo qualcosa? Ci vuole una PAC che è rimandata di almeno 2 anni l'entrata in vigore per capire che cosa succede. 30 miliardi di più almeno di finanziamento PAC a livello europeo, se vogliamo essere seri sul sostegno che serve a produrre di più. Terza cosa, bisogna smettere di pensare che l'ambiente si tutela con l'abbandono, l'ambiente si tutela con la sostenibilità competitiva, quindi aprire al Mercosur, perché così esportiamo 3 auto e 4 assicurazioni e ci prendiamo tutto quello che viene prodotto fuori standard, non funziona. Va bene, grazie. Grazie infinite. E, a questo punto mi dicevano che il sottosegretario Centinaio non riusciva a collegarsi. Io tornerei allora dal presidente della Commissione Agricoltura, Gallinella, se è rimasto con noi. Lui voleva aggiungere qualcosa. Io ci sono. Eccoci. No. Vabbè, non soltanto sulle assicurazioni, penso che lei voleva tornare anche su questi temi. Vorrei ritornare perché avete dato da stimolo ovviamente. Allora, ricordiamoci che noi il calo produttivo l'abbiamo avuto, ora i dati non mi sono organizzato per proiettare, ma insomma noi è vero che ora dovremmo andare a cercare quelle ali produttive che insomma che non abbiamo utilizzato anche perché per tanti motivi ambientali. Ricordiamoci che però le questioni ambientali non è che spariscono, ci saranno, noi abbiamo in molte aree anche problemi di carattere di carbonio, di sostanze organiche eccetera eccetera, però sai, in caso di emergenza si possono chiudere gli occhi a tante cose. Il tema è che noi dagli anni 60 a oggi non so quanti milioni di ettari abbiamo perso, e ora quel gap produttivo data dalla tecnologia attuale non la possiamo scaricare su quegli ettari. Quindi
Potremmo aumentare la produzione, recuperare qualche area, ma insomma saremo sempre deficitari, siamo 60 milioni di abitanti, oggi abbiamo 12 milioni di ettari coltivabili, non so se si recupera qualche cosa nei prossimi anni, ma insomma il trend è sempre stato negativo in Italia, no? Per una serie di motivi legati al consumo di suolo, al dissesto, all'abbandono, anche perché poi ci sono aree di questo paese che sono, diciamo, coltivate ma non dagli agricoltori, quindi l'abbandono è anche del privato e questo magari fa... Bisogna anche rimettere in discussione, se uno la vede che la produzione di cibo e la terra come priorità nazionale, è fare in modo che se tu non lo fai qualcuno lo debba fare. Quindi questo rimette in discussione, secondo me, in strategia anche chi non fa nulla e ha la terra coltivabile, però questo lo lascerei a un altro piano. E l'altra questione è che dobbiamo continuare a lavorare per gli accordi multilaterali con i paesi, perché non possiamo pensare che l'autarchia è la soluzione, perché non ci sarà numericamente, e non possiamo neanche pensare che bisogna tagliare un ettaro di vigneto per mettere un ettaro di grano. Insomma, io credo che sia questa la visione. Bisogna ragionare su come diventare sicuramente meno dipendenti, pur rimanendo interconnessi, perché il paese nostro è piccolo. E questo volevo il messaggio, è aiutare l'agricoltore, rivedendo, aggiustando la PAC, mettendoci questa nuova situazione, che non era prevista, almeno nei piani di nessuno, che dopo il Covid c'era una situazione che rimetteva in discussione i rapporti commerciali, perché di questo parliamo, si rimettono in discussione i rapporti di approvvigionamento, dall'energia alle materie prime. Come facciamo a fare sì che questa cosa, che potrà riaccadere nel futuro, non ci danneggi così come oggi, perché ci ha trovato impreparati? Noi non abbiamo un piano, il piano pandemico ha avuto i suoi dibattiti. Un piano, diciamo, un bottone rosso, agricolo, dove... se succede qualcosa lo pigiamo e apriamo il libro delle cose che non avremmo mai voluto fare, ci bisogna fermare a pensarci, insomma. Ecco, e tornando al tema, diciamo, dell'incontro, che è stato un po' spostato perché le esigenze, diciamo, contingenti ci hanno portato a parlare della situazione attuale, l'agricoltore deve essere aiutato a superare i momenti di crisi. Un momento di crisi è anche il clima che cambia. Per forza le assicurazioni e i fondi di mutualisti serviranno, a specie della collettività. Sì, perché il cibo è per la collettività. Forse dovremmo selezionare le aziende più efficienti, probabilmente sì, qualcuno fa solo l'orto, ma insomma fa paesaggio anche quello. Quindi politica produttiva agricola diversa dalla politica meramente paesaggistica, perché sennò non, oggi sono unite. E su questo è la PAC del futuro che diceva Scordavaglia, ci sarà anche dopo, ma secondo me deve essere un po' diversa. Separate i due aspetti, dal paesaggio, dalla cura del paesaggio alla produttività, perché... E noi mangeremo tutti i giorni, insomma, alla fine, quindi anche 3 volte al giorno mangiamo in Italia e siamo fortunati. Quindi produrre di più e meglio è necessario, insomma, anche per superare questi momenti e aiutare l'agricoltore a superare anche le crisi climatiche, come l'idea dell'impianto del fondo mutualistico è stato fatto, servirà. A questo dovremmo aggiungere anche altro, e oggi comincia una riflessione. Insomma, è 30 giorni che c'è la guerra, purtroppo. La pace si fa in due, ma qui sembra che uno non voglia ascoltare, ma dovremmo superare questo momento, insomma, ecco, le menti di tutti ci si fa, insomma, ecco. Poi si può parlare di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, però adesso c'è una contingenza che va superata. Speriamo sia l'ultima, perché ne sono successe in fila tantissime. Va bene, senta, ci abbiamo anche alle conclusioni. Chiedo un'ultima cosa su questo tema, invece dell'adeguamento produttivo di cui ha bisogno evidentemente l'Italia. Se come Commissione Agricoltura avete in mente, avete già previsto un calendario di audizioni per avviare un dibattito su quali strade intraprendere, su quali produzioni ad esempio concentrarsi. No, abbiamo detto che l'Italia c'ha anche dei limiti proprio fisici, cioè non possiamo certamente da un giorno all'altro, mentre si possono sostituire diciamo, delle semine, non possiamo certamente immaginare di aumentare per 10 la nostra produzione di grano duro come tutti noi vorremmo. Ecco, se come Commissione avete immaginato un calendario di audizioni per avviare un dibattito su questo tema che, come abbiamo visto anche dalla giornata di oggi, è molto sentito. Sì, abbiamo cominciato e continueremo anche nelle prossime settimane. Ma soprattutto per fare anche un po' di informazione, sia a noi che ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo, e poi anche perché magari vengono stimoli anche dagli stakeholders. Molti, diciamo, abbiamo già cominciato e molti ci hanno chiesto di poter intervenire per raccontare la loro visione. Forse era il lavoro che andava fatto prima, c'è sempre un'emergenza prima, e quindi vengono avanti le emergenze.
Fino a poco tempo fa pensavamo come dare ristori, adesso dobbiamo, oltre che a pensare a come dare ristori, con l'ultimo decreto un po' ci si è provato, anche a come superare questi momenti e come aumentare la produttività con meno terra. Ci sono due strade: o noi troviamo qualche paese che con cui facciamo gli accordi, ci importa quello che non facciamo, o impariamo a farlo un po' di più. Quindi ci sono due strumenti, e la tecnologia. Uno, mezzi nuovi, più efficienti, tutto quello che vi pare, e poi le tecnologie genetiche. E io credo, lo dico perché riuscire a sperimentare quello che abbiamo nel nostro cassetto, parlo di tecnologie di evoluzione assistita, che non sono i vecchi OGM, possono dare una risposta per aumentare la produttività, la qualità e ovviamente la resistenza a talune malattie o agli input che, come ho detto prima, se l'unica miniera di potassio, ce ne abbiamo due in Canada e in Bielorussia, non ce lo danno più, cioè, tocca inventarsi qualche roba. Questo è il tema. E allora qui la scienza interviene. La scienza, la tecnologia, ha funzionato fino al 2000, quando, nonostante il calo drastico di superficie agricola, la produttività è aumentata, e dopo ha esaurito la tecnologia, la sua efficacia, perché non è stato introdotto niente di nuovo. Noi su questo nuovo dobbiamo subito operare. Fermo restando che, come ha fatto la Cina, come fanno i paesi, che insomma fa più veloce di noi a scegliere, parlato di burocrazia europea lenta, ma lì non. La democrazia ha il suo scotto, diciamo, no? È chiaro che partner commerciali nel mondo, in un'ottica, l'Unione Europea li deve avere. Se succede qualcosa, si sta parlando di alcune regole di importazione per qualche valore fitosanitario, insomma, quindi c'è il pensiero di come superare questi momenti. Quando facciamo le cose in emergenza si sbaglia sempre, bisognerebbe pensarci quando insomma, si è più tranquilli, insomma, no? Certo. E la Commissione sta cercando di portare il suo contributo su questo tema. Va bene, io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, Camillo Zaccarini Bonelli di Ismea, Massimo Pasquali di Banco BPM, il presidente di Assocarne di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella. Questi temi, che come abbiamo visto sono molto sentiti, potevano forse essere affrontati prima, cerchiamo di non affrontarli dopo, insomma, adesso penso che sia proprio il momento. Ringrazio anche News, naturalmente, che ha organizzato queste due tavole rotonde, ce ne sarà una terza più tardi. Ringrazio tutti voi che avete partecipato. Alla prossima occasione.